Finanza ed economia spiegate in una manciata di minuti, questo è il claim, il sottotitolo, chiamiamolo come vogliamo, che accompagna il nostro Le Fonti Fast Finance, quindi il nostro spazio dedicato alla parte più formativa, di formazione, di educazione finanziaria, dunque per comprendere anche quegli aspetti della finanza e dell'economia che non dobbiamo mai dare per scontati, che magari per gli operatori di settore sono assolutamente nella mente, ma per chi vuole iniziare ad approcciarsi a tutti gli ambiti dell'economia e della finanza invece sono necessarie e comunque un buon ripasso ogni tanto non guasta. Perciò finanza semplice, finanza per tutti, vediamo subito chi sale in cattedra oggi con me. Enrico Jay scatta col trend. Enrico, ben trovato. Manuela, buongiorno, ben trovata a te, un saluto agli ascoltatori e alla redazione ovviamente, grazie ovviamente, per questa opportunità. Ci mancherebbe, grazie a te, ovviamente salire in cattedra è un modo assolutamente simpatico per dire che cercheremo di raccontare qualcosa che potrebbe interessare molti che ci seguono sempre sulle fonti TV e vediamo subito in sovrimpressione il titolo di questa puntata, Borsa, il prezzo e il tempo. Adesso entriamo già nel merito della questione perché dobbiamo partire dalle basi e partire da chi analizza i grafici, come fai tu per esempio tutti i giorni. Quali sono appunto gli elementi che bisogna considerare? Partiamo proprio da questo, Enrico. Sì, solitamente chi va ad analizzare i grafici di borsa di qualsiasi sottostante tende per, diciamo, deformazione a guardare solamente il prezzo, ma se noi ci pensiamo, proprio da quello che facciamo quando andiamo a scuola, ci insegnano che un grafico ha sia delle ascisse che delle ordinate. Ora spesso si confonde quale sia l'ascissa e qual è l'ordinata. Semplicemente l'ordinata è la retta verticale, quindi quella che ci indica il prezzo, e noi solitamente analisti grafici tendiamo a usare solamente l'ordinata come riferimento, quindi vedere i livelli di prezzo, andare a cercare supporti, resistenze, pattern e così via, e trascuriamo molto spesso l'ascissa, ossia la base del grafico, che invece ci va a indicare il tempo. E questo è un qualcosa che non facciamo solamente noi così retail, piccoli analisti, piccoli trader, ma anche case d'affari che vanno spesso a dare dei valori, vanno a trascurare il tempo. Cosa intendo dire? Che molto spesso si legge che tale casa d'affari va a suggerire che il prezzo dell'azione XYZ, il prezzo corretto, è di 20 euro, ma non ci va mai a dire quando questo prezzo verrà raggiunto. Cosa intendo dire? Intendo dire che a me può interessare ottenere un rendimento del 5%, ma mi farebbe molto piacere sapere anche se questo 5% lo posso raggiungere in un mese o in 5 anni, perché ovviamente è ben differente. Certo. E anche in economia esistono appunto i cicli. Addirittura se partiamo da qualche secolo fa e ci rifacciamo a Kondratiev, che isolò dei cicli anche di 200 anni, ma non solo nella borsa, nella vita esistono i cicli praticamente su tutto. E molto spesso alcuni cicli, così come nella vita ma anche in economia e in borsa, hanno una ricorrenza che appunto in alcuni casi ha delle cadenze molto molto precise, quindi questo può aiutarci chiaramente a operare. Se noi pensiamo semplicemente all'economia, alla recessione, poi alla espansione, alla nuova crescita, è tutto un qualcosa di, se ci pensiamo, fatto a onde, di sinusoidi, e questo torna e ricorre costantemente sempre negli anni, nei secoli, nella vita e quindi anche in economia, in tutti quelli che sono gli aspetti della vita umana, e la borsa, l'economia, il risparmio, la finanza sono parte importantissima e integrante. Assolutamente. E quindi noi semplicemente tendiamo solo a guardare il prezzo e a sottovalutare purtroppo il tempo. Allora io tento un paragone che non so se è azzardato, però fondamentalmente anche per i grafici, quindi non bisogna solo guardare il prezzo come hai detto tu, ma anche il tempo, ed è ovvio che sia così, peraltro sentendoselo dire, no, viene da dire beh, perché non pensarci prima? Ma è un po' la base degli investimenti, Enrico, mi viene da dire, cioè quando io decido quanto investire, quindi decido quanto destinare a un investimento, devo cercare di capire anche in quanto tempo voglio ottenere rendimento, giusto? Quindi è un po' lo stesso concetto, chiaramente con due strumenti diversi. Sì, assolutamente. Io credo che non sia corretto proprio operare dicendo io compro questo bene che oggi vale 100 perché sicuramente arriverà a 200.
Devo darmi degli step temporali, devo ottimizzare, programmare ed essere serio quando vado a fare operatività sulla finanza, sulla borsa, sull'economia, sui miei risparmi. E se noi ci pensiamo, tutto comunque torna. Ci sono proprio dei detti di borsa, anche in Italia un detto famoso è prezzo visto, prezzo rivisto, come per dire tutto torna. Se un prezzo è stato battuto da un bene, prima o poi quel prezzo lo rivedremo. E d'altronde proprio gli investitori, le banche, i fondi, fino a noi piccoli trader, viviamo proprio di aspettative, ansie, speranze, paura. Che sono tutte cose che fanno in modo che alcuni movimenti di borsa si vadano comunque a formare, a riformare e a riformare ancora. Se ci pensiamo anche, ad esempio, c'è qualcosa che ci aiuta a capire perché alcuni movimenti tornano, le trimestrali, i bilanci, lo stacco dei dividendi, sono tutti elementi che temporalmente ricorrono. Oltre a quelli che invece non sono prevedibili, come ad esempio guerre, purtroppo lo sappiamo benissimo, pandemie Certo, o i cosiddetti i cigni cigni neri, neri. esatto. Esatto. E quindi noi non consideriamo mai il tempo, ma solamente il prezzo. E considerare il tempo, come vedremo a breve, può sicuramente essere un'arma in più, assolutamente. Assolutamente, e cerchiamo di capire tra poco anche quale vantaggio operativo possiamo trarre dalla considerazione effettiva anche del tempo. Anche in questo caso immagino, anzi so, che tu vuoi citare diciamo, qualcosa che diceva quello che tu consideri, ne abbiamo già parlato anche in un'altra puntata di Fast Finance, quello che tu consideri il più grande trader di tutti i tempi. Lascio a te ricordarlo e lascio a te dire cosa diceva sotto questo aspetto. Sì, ci riferiamo, insomma, chi mi sopporta da tempo ormai lo sa, a Jesse Lauriston Livermore, americano, trader morto a metà del secolo scorso, secondo me il più grande di tutti e il più fruibile di tutti perché è sufficiente cercare le sue frasi sui motori di ricerca e le sue frasi sono già da sole un corso. Molto semplicemente, fra le sue frasi ne citiamo tre che ci fanno proprio capire come egli stesso, oltre 100 anni fa, desse importanza assoluta al tempo. La prima frase è: la speculazione è vecchia come le colline. Ecco, la parola vecchia ci aggancia al fattore tempo. Vecchia come le colline che sono sempre là, non si muovono, quindi tutto ricorre. Un'altra frase molto chiara è proprio: quello che è successo nel passato accadrà ancora e ancora e ancora. Quindi già ci immaginiamo i movimenti che ricorrono con una cadenza che possiamo tentare di programmare. Poi un'altra frase molto, molto chiara è: c'è un tempo per essere rialzisti, un tempo per essere ribassisti e un tempo per andare a pescare. Ecco che Jesse Livermore 3 volte cita la parola tempo in una frase. Un tempo per essere rialzisti perché c'è un ciclo in cui il mercato intero è al rialzo, poi c'è questo ciclo che, come tutte le cose nella vita, tende a terminare, quindi i prezzi ciclicamente in sincronia vanno al ribasso, e poi c'è una parte centrale nella quale si esaurisce la spinta rialzista, ma è ancora troppo presto per la spinta ribassista, e quello è il tempo per andare a pescare, per cui si attende che si evolva qualcosa. Allora, domanda molto diretta, Enrico. Bisogna ovviamente saper riconoscere l'inizio di un ciclo, però, perché altrimenti non riusciamo a mettere in atto tutto quello che hai detto fino a questo momento. È semplice o è complicato fare questo? Allora, se fosse una cosa molto semplice, io dico sempre ai miei follower che non ci sarebbe traffico la mattina sulle strade, ma saremmo tutti a casa ad arricchirci facendo trading e investimenti. Quindi di semplice non c'è praticamente nulla. Ma nulla è impossibile per chi ha passione e vuole farlo. I cicli offrono spesso delle cadenze e degli indizi, chiamiamoli così, molto precisi. E potremmo, se vuoi, Emanuela, cominciare anche a guardare un grafico che ci può in maniera chiara aiutarci a spiegare a chi ci segue quanto stiamo dicendo. Potremmo vedere il grafico, ad esempio, del petrolio Sì. e così possiamo vedere proprio chiaramente, ecco, quelle figure, quelle sinusoidi, tecnicamente si chiamano batter plan, cioè il piano di battaglia con il quale un trader cerca di impostare la propria operatività. E vediamo che sulla sinistra del grafico, in corrispondenza di un minimo di prezzo importante,
parte un ciclo, vediamo come un ciclo parte, poi vediamo come vada a chiudere e quando un ciclo chiude, ovviamente per natura ne parte un altro e quindi va a chiudere anche in quel caso su un minimo importante. Quindi noi dobbiamo avere occhio per riconoscere dei minimi graficamente importanti, profondi, che subito possiamo vedere che ci saltano appunto all'occhio. Riparte il secondo ciclo, quello centrale, e vediamo che chiude ancora su un altro minimo importante. Ed ecco che abbiamo una cadenza di circa 340 sessioni di borsa, lo vediamo scritto in basso a destra nel grafico, durata 341. Chiaramente possiamo aiutarci anche con l'analisi tecnica, quindi unire le due strategie. E io l'ho fatto posizionando sul medesimo grafico quella linea nera che accompagna il prezzo, che altro non è che la media mobile a 200, e quindi quando io ho un ciclo che parte, il prezzo va al di sopra della media, mi conferma. Quando nella parte finale, ad esempio, del primo ciclo, vediamo che il prezzo scende sotto alla media mobile a 200, mi va a confermare la debolezza dei cicli. E se possiamo passare al grafico successivo, dove abbiamo sempre il petrolio con gli stessi cicli che sono posizionati, ma quello che possiamo vedere in questo caso è sostanzialmente che quando un ciclo parte, tendenzialmente ha una buona spinta rialzista. Perché? Perché se noi vediamo la sinusoide principale, quindi quella in verde, quella più alta, va a rappresentare il ciclo maggiore. Tutte le altre sinusoidi al di sotto sono i cosiddetti sottocicli. Dobbiamo immaginare come una matriosca che contenga altre matriosche, sempre più piccole. Sì. Ed ovviamente quando un ciclo parte, vediamo che tutti i cicli in quel momento partono al rialzo. E quindi tendenzialmente quello è il punto in cui abbiamo più spinta. Così come specularmente quando un ciclo va a chiudere, tutti i cicli, sia il principale che i cosiddetti sottocicli, sono sincronizzati al ribasso. Ecco, se noi troviamo delle cadenze temporali sufficientemente precise tra di loro, potremo immaginare che a una certa data circa partirà un altro ciclo e quindi in quella fase di tempo, ribadisco, di tempo dovremmo cercare operatività al rialzo, avendo stabilito delle cadenze, quindi potremmo ovviamente anche andare successivamente a ipotizzare quando lo stesso ciclo va in chiusura e quindi tutti i cicli vanno a sincronizzarsi al ribasso e quindi in quel caso cercheremo operatività short. Io ho posizionato delle frecce rosse che appunto ci fanno vedere come quando tutti i cicli sono in fase ribassista, tendenzialmente il prezzo fatica a continuare nella salita. Viceversa, quando un ciclo apre e tutti i sottocicli aprono insieme, c'è più spinta rialzista ed è quello il momento per mettersi long. Va detto, chiedo scusa Manuela, Sì, figurati. che il ciclo di borsa, il tempo, ci indica fino a quando, con la D di Domodossola, il prezzo probabilmente avrà spinta o quando avrà debolezza, ma non ci dice fino a quanto, cioè fino a che livello di prezzo. Ossia ci dice: guarda, fino a questa data probabilmente avrai una buona spinta rialzista, ma non sappiamo se il bene che stiamo analizzando farà più 5, più 10 o più 1000. Ci dice: per quel tempo è bene cercare operatività long. Ok. Allora, poi cerchiamo di capire anche se tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione possono dare una precisione per quanto riguarda i cicli. E tu giustamente hai sottolineato Didi Domodossola, perché poi faremo ancora una bella distinzione tra due parole, quando e quanto, appunto, che si differenziano solo per una consonante diversa al loro interno. Ma cerco di leggerti nel pensiero, io credo che ci sia. Leggere nel pensiero te e soprattutto chi ci segue, credo che ci sia per esempio curiosità di prendere il nostro indice principale, il FTSE MIB, e cercare di capire cosa può avvenire, no? A livello di tempo, analizzando proprio il grafico del FTSE MIB. Beh sì, c'è curiosità e credo sia doveroso chiosare questo intervento dando un occhio al nostro caro FTSE MIB, precisando però due cose fondamentali. La prima è che l'analisi dei cicli, chiamata analisi ciclica, portata in Italia dall'ingegner Migliorino, che da un po' di tempo non è più con noi e che ovviamente è sempre per noi stata una guida, è un qualcosa di statistico, sia come l'analisi tecnica tendenzialmente ci aiuta, ma non c'è nulla di infallibile. Però ecco, utilizzare l'analisi tecnica insieme ai cicli di borsa ottimizza il nostro rendimento.
E la seconda cosa è che l'analisi ciclica, quando noi troviamo delle cadenze, dei minimi importanti, dobbiamo anche lì dare un minimo di tolleranza, come quando troviamo un supporto di borsa, possiamo classificare quel livello come un'area dove cercare di individuare un supporto. E anche in questo caso parliamo di aree di tempo, ossia non è detto che un ciclo vada a durare sempre un anno preciso, magari anziché 12 mesi potrebbe durare 13 mesi o 11 mesi e mezzo, quindi dobbiamo, utilizzando in sincronia analisi tecnica e ciclica, andare a cercare il prezzo e il tempo, il timing corretto per entrare. Detto questo, vediamo il FTSE MIB in time frame daily. Il minimo importante sulla sinistra, inizio grafico, era il minimo COVID, chiamiamolo così. Da Sì. lì abbiamo avuto la partenza di un ciclo che vediamo come poi abbia avuto un minimo importante, dal quale è partito il secondo ciclo, ossia il ciclo centrale, e anche in quel caso in chiusura di ciclo un nuovo minimo importante, e poi è partito il ciclo che attualmente è in corso. E vediamo cosa vediamo: che la sinusoide principale, quindi quella verde, sembra aver esaurito la sua salita e comincia pian piano a scendere. Gli altri sottocicli, quindi il blu, il rosso e il giallo, in due casi sono ancora rialzisti, il blu e il rosso, e il giallo invece è ribassista. Cosa vuol dire? Che abbiamo una lotta, ossia il ciclo maggiore adesso ci dice che potremmo avere della debolezza, i sottocicli ci dicono: guarda, però potremmo ancora avere dei rimbalzi prima di avere della debolezza. Sostanzialmente, per chi fa trading, ci suggerisce: se fai trading di breve e trovi spunti, puoi cercare qualcosa come rialzo. Se fai trading di medio periodo, devi aspettare, perché probabilmente adesso, da qui a fine anno e poi fino ai primi mesi dell'anno, potremmo avere un periodo di lateralità e forse anche qualche ribasso, perché vediamo che andiamo verso una fase nella quale il ciclo principale e tutti i sottocicli si disporranno presto in sincronia al ribasso, e quindi potremmo avere difficoltà a proseguire nella corsa in salita del FTSE MIB. Ok, Enrico, ultime due o tre domande, giusto per dare maggiori informazioni. Una è quella che anticipavo poco fa. Tutti gli strumenti hanno cicli precisi e con durate prestabilite? No, non è possibile. Perché se noi immaginiamo ad esempio una coppia di valute, il mercato Forex, come anche i commodities, sono aperti 24 ore al giorno, mentre i mercati azionari sono aperti 8 ore al giorno, i future 10 o 12, e quindi gioco forza, i cicli hanno delle durate differenti. Quello che noi dobbiamo fare è, in base ai grafici e ai beni che andiamo ad analizzare, è trovare dei minimi visivamente profondi e importanti sul grafico e vedere se un minimo e il minimo successivo e quello ancora dopo hanno una cadenza temporale più o meno precisa. In quel caso abbiamo individuato un ciclo e da lì possiamo lavorare, unendo poi l'analisi tecnica per avere conferme. Ecco perché, come dicevo prima, altra domanda, bisogna far bene attenzione a quando diciamo quando, appunto con la D di Domodossola e quanto con la T di Torino. Sì, questo è fondamentale. Proprio sul grafico del FTSE MIB, questo lo andiamo a dire. Nel grafico del FTSE MIB vediamo come il ciclo attuale potrebbe terminare probabilmente a fine febbraio, inizio marzo. Cosa si intende con questo? Che noi non sappiamo a che livello di prezzo potrà arrivare il FTSE MIB, però sappiamo che da qui a metà febbraio probabilmente potremmo avere una fase laterale barra ribassista, quindi potremmo scendere. Sì, probabilmente potremmo scendere, questo è il tempo. Quanto con la T, cioè a che prezzo potremmo andare, questo l'analisi ciclica non ce lo dice. I cicli di borsa ci dicono: guarda, adesso tendenzialmente è più probabile avere lateralità barra ribasso. L'analisi tecnica ci aiuterà invece a trovare il prezzo. Quindi unire analisi dei cicli e analisi tecnica aumenta le possibilità di profitto, lo anticipavamo anche praticamente all'inizio della puntata. Assolutamente sì, i cicli sono ovunque, sono riconducibili a qualsiasi aspetto della vita, perché ogni aspetto della vita è fatto dalle persone, quindi avidità, paura, speranza, ottimismo, euforia, e gli investitori sono esseri umani, e quindi anch'essi ciclicamente fanno le stesse cose. La vita è tutta un ciclo, è vero. Concludiamo così, speriamo come sempre di essere stati utili. Grazie Enrico G. Scatta col trend per l'aiuto, per aver compreso meglio questi aspetti. Alla prossima.
Manuela, grazie a te, grazie alla redazione, un saluto grandissimo a tutti i follower e buon trading a tutti. E questo è Fast Finance. Se avete anzi indicazioni su argomenti che volete approfondire o che volete cominciare a conoscere, scriveteci, perché questa è la finanza per tutti. Alla prossima puntata, appunto.